ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph, che oggi chiamiamo Jumad. E oggi torniamo nella mappa del McDonald's, questa volta però con un propant assieme a Lion, Anna ed Espi Giochi. Esattamente, allora non portiamo il propant da un sacco di tempo e lo sapete, ci piace tanto tanto tanto. Però qual è il problema? Il problema è che le mappe col propant pronte sono poche, quindi abbiamo dovuto mettere noi a mano degli oggetti in tutta la mappa per poterci trasformare, perché altrimenti questa mappa non ne aveva. Quindi abbiamo fatto un bel lavorino, sarà fantastico questa mappa, preparatevi e buona visione. Guardali, guardali come si celano. Oh, tanto non sanno che chiudiamo la hanno porta. Già perso, hanno già perso. Chiudi, vai. Ma così? Cosa stanno mormorando? Ma che senso ha? Come sfondare così? Ma sì, non lo so, e volevo trasformarmi. Ma di violenza, vieni, vieni. Non ho trovato nulla, Fere. Vieni un attimo, vieni qua. Vieni qua. Hai visto qualcosa? Vieni qua. No, 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 niente. No, vieni qua. Laio, però non riesci nemmeno a orientarti. Sono qua. Vedo. Ma quanto ci mettono? Adesso, fai un attimo un passo qua e guarda cosa spunta dal muro. E poi fai un attimo. Buongiorno! 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 Ma non si è nascosto mai! Buongiorno! È diventato una macchina Coca-Cola! Prendilo! Ma sei, ma c'è un delinquente! Non ci sono più! C'è un'altra persona molto strana in mezzo a te. Ti hanno scoperto, scappa! Ma cosa? Ma ferma! Ok, è andata! Ma scusa, ma è un chi è la macchina del caffè? Sì, ma c'è un problema, Anna. Che succede? Sei una macchina della Coca-Cola. Lo so. Oh, Anna, no. Dove sei? Secondo me è fuori. Si sta nascondendo fuori. Sono assolutamente fuori perché io sono per la beneficenza e devo bere fuori da questo posto. Andiamo a cercarla, va. Chi ha chiuso la porta? Attenti. Oh, sono automatiche queste porte, forse. Ah, ok, ok. Ma il bagno sì, non abbiamo controllato. Ha ragione, il bagno. Il bagno, il bagno. Ah, ecco, no, aspetta. Non è quella. Ah, no, è il batter. Ha fatto vuol dire che sta scappando. Valla a scoprire. Guarda. Dov'è? Qui. Corri. L'ho vista qua fuori. No. Dov'è? Vista. Aspetta. È fuori. Continua a correre, Anna. L'ho vista. La prendo. Pigliala. Sì. Oh, ma che finalmente. Ma guarda che è diventata. Oh. Abbiamo posto fine alla sua sofferenza. Era tre oggetti in uno. Grazie. Te ne sono preparati uno, Fere. Renditi conto di con chi giochiamo. Sì, ma vabbè, lo fai anche tu sempre. Non è vero. Sì, lo fai sempre anche tu di prepararti di prima. Comunque, manca poco e li troveremo. Io sono arrabbiato. Perché? Perché mi hanno fatto arrabbiare. Perché non ci siamo nascosti bene, abbiamo fatto schifo. Esatto. Andiamo. Li voglio trovare in 30 secondi, massimo un minuto, ve lo dico. Sai che ci troverai in 15 secondi. Ma noi siamo perfetti, Espi. Il tuo nascondiglio è l'idea del secolo, te lo dico io. Vediamo. Mica tanto. Devi credere in te stesso. Credi. Qui ci sono un po' di cose in disordine. Ma guarda come ci cercano. Come devastano la cucina lì stessa. Quello ha trovato un nuovo Kinder, hai visto, Espi? Ci vedono. Sì che ci vedono. Nei bagni, vado a vedere nei bagni. Però non credo siano nei bagni, perché mi vedono proprio in cucina. Mi hanno visto proprio quando ho preso un oggetto. E se stessimo facendo una finta? No, è impossibile. È impossibile. Ma noi siamo abili a fare le finte. Certo, l'ovetto Kinder come facevi a saperlo? È perché avevo visto che prima c'era un ovetto. Sì, no, non sono così abili. No. Secondo me ci Allora, un minuto è passato e non ci avevo. Guarda! E io pensavo che saremmo morti in 15 secondi. Era buono, ed è un'idea tua. Sei fiero di te stesso? Ma senti. Sì. Nessuno mai è fiero di me. Piuttosto bravo, te lo devo ammettere. Non ci credo. Via! Ho capito finalmente. Erano i cosi per le patatine fritte. Siete vergognosi. Ma come? Vergognosi. Sì. Allora, te la dico, dammi l'onore. Yes. Fere ci ha sparato e non ha visto il sangue. No, non ho sparato io. Io quando sono arrivata il sangue c'era già. No, era Fere, alla friggitrice. Fere ha sparato. Sì, eravamo le friggitrici. Ha sparato e ho preso danno. Ha preso. No, vedi, è stata Anna. C'era la spruzzata di sangue.
sangue. E lei è andata via. E lì io sono Io infatti morto. L'ho vista, ma siccome, siccome siamo già stati in quella zona, pensavo fosse un bug quel sangue lì nel muro. E invece eravate voi. Qua secondo me ci metteranno un sacco a trovarci, te lo dico. Proprio. Davvero? Sì, sì. È una vendetta questa. Ve lo loro dico. Sono molto piccoli perché Steph si nasconde sempre da cosa. Sentilo. È vero. Cerca di fare la psicologia. Cerca di capire le tue tecniche. La mia mente non è prevedibile, mi spiace. Quindi perdi tempo a cercarmi nei così piccoli. Che ho ragione. Perché sei una cosa piccola. No, non sei è quello. Piccolo. Non è quella l'idea del mio nascondiglio, mi spiace. Sei sul tetto. Sei sul tetto. Oh, mi sa che è sul tetto. Quando stai in silenzio, sono scappato. Sta scendendo. Dobbiamo scappare. Però. Ok, mi sono nascosto. Ok, quindi tu eri sul tetto. Mi hanno quasi scoperto. È dov'è? Non è un considera che è ancora anche... sul tetto. Vedi cosa succede? Allora. Sei stato sul tetto? Sì. No. Mai stato nel tetto, no. Non è vero. No, vi ha trollato. Non vi ha trollato tutto il tempo, posso ragazzi. Ha fatto finta di scappare mentre invece era sempre stato fermo. Sempre. Dai, è un indizio vero, però. Dai, noi ve l'abbiamo non dato. È che ci stanno trollando. Sì, ci stanno trollando. Se lo dite voi, io qua non sto trollando niente, nessuno. Io non ho detto nulla e quindi non sto trollando. Sono sempre ferma nello avete stesso fatto posto. Tutto da soli. Dai, okay. Un indizio, no? Diciamo che la zona del bagno non era male, ok? Era comunque piccola. Steph, ti sfido. Se mi dai un indizio e vinci, sei... Ma io lo... Lion è dalla... È lì. È lì. Oh. È semplicemente lì. È una sfida pari. Ciao! Prendilo! Non ci piace! Ce la puoi fare, ma quante cose ho dietro di me? Non è possibile! Di schifo! Hai la scia! Acchiappalo! Ma che... Le sono permesse! Yes! È morto? Sì, sì, sì. Vabbè, allora, questa però gli concedo che avevano scelto dei bei nascondigli, senza indizi non li vedo. Allora, avete presente quando siete entrati in bagno? Ok, io ero dietro la porta, quindi voi avete aperto la porta e io ero lì dietro. No. E quindi sono rimasto zitto per quello. Ma voi siete poi nati nel tetto. Quando sei andato? Adesso. Dopo, adesso è andato e adesso. Doppio troll. Non c'era prima, non c'era. Il tuo oggetto qual era? Il mio oggetto erano un pacchetto di patatine. E io tutto a posto, alla grande. Perfetto. È terribile il mio, mi Vai. Andiamo. Ah, si salvi chi può. Ucci pampinucci, chi c'è lì? Capito? Hai visto questo cocco che rotola? Sì. Ma no, quello rotola cambiare. Sempre però È moto perpetuo. Prova a cambiare. Sì, quel cocco è buggatissimo. Non so perché continua a roteare all'infinito. Si è fermato ora. Ah sì? Vabbè. Finalmente. Riposa in pace, aspetta. Cocco. Una buibita. Allora, Ferri ha visto il mio schermo e ha detto testuali parole. È cattivissimo. Quindi... Questo... Ecco. Però... No, che buggone che è, guarda. No, io non faccio nessun bug oggi, quindi mi spiace. Però è molto, molto ben nascosto. Sotto le cose, un bug, Non è vero, non sono sotto nulla. Non sono sotto nulla, quindi però non è un nascosto bug. Nascosto in una cosa, mettiamola così. Beh, certo, quello, sai, la gente si nasconde. Io vedo Anna muoversi. All'interno del water che non avrei voluto vedere. Ma cosa? Cos'è c'è Anna visto? In movimento. Anna, stai attenta, sono in zona, quindi resta nascosta adesso. Non ti muovere. Piano buono. Spi. Sono qui. Qui magari qualcosa qui sulle macchine. Guarda il mio. No, le macchine sono illegalissime. Chi è? No! È Anna. No! Prendila. Ma perché ti aggiri? Continua a correre, Anna. Siamo rimasti in due, Fer. Siamo rimasti peccato. In due. No. Io adesso sono buggata con Anna. Lo so. Ecco, appunto. Lo so. Penso se avevo l'oggetto di prima. Allora. Ma quanto... Aspetta. Sì, vabbè. Sì. C'è qualcosa di strano in questo cartone del latte. Che? Sì. No, sei sicuro, Espi? Secondo me è tutto in regola. No, ma voglio mostrartelo, sai, uno spettacolo della natura, tipo un incrocio. Ah, no, sta scappando! Scappa! Presa. Ok, manca quell'ultimo. Ma dai! Adesso... Quello è terribile. Allora, io devo spiegare una cosa perché forse alcuni non lo sanno. Quando uno muore, va in spectator e si vede. Quindi, se tipo Anna è morta, adesso... Scuse, era una borsa sopra il nascondiglio di Fere, quindi... No, era un cartone del latte, l'ha cambiato all'ultimo. Quindi Okay. Si vedeva il cartone del latte nel mio cartone della pizza. Una latte pizza. Roba da tutti i giorni. Una pizza al latte, quindi mi hanno notato subito. Va bene. Allora, comunque mi siete passati davanti tipo tre volte e non mi avete mai notato. Manca l'ultimo
banano, esatto, che sarà fermo dall'inizio della partita. Sì, mi raccomando, non date indizi, non se li meritano. Non è vero, perché, scusa? Non se li meritano nessun indizio. Secondo me, io forse Lion esce un attimo fuori. Lui pensa di avermi visto. Vediamo. Beh, vediamo, vediamo, dai. Magari. Esce un attimo ogni tanto Espi vede cose strane, ogni tanto vede. Stai. Vai vicino alla macchina rossa che c'è in angolo qui. Sì. Nella... Perché io ho intravisto nella... Prendilo. 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 Ma sempre sì. Come hai fatto a vederlo? È vero, una pizza. Era una pizza là. Dall'alto l'erba non si vede, si vede direttamente quello che c'è sotto. Ma no. Non sto scherzando. Ti ha tradito il tuo cespuglio. Non è possibile. Il tuo cespuglio è sparito all'ultimo minuto, Steph. Mi spiace. Vi odio tutti, ve lo dico. Ogni volta mi criticano dicendo: ah, ma sto esagerando, bla bla bla. Poi e il round dopo lo fanno anche loro. Fatti vedere onorevole. Esatto, dai tu l'esempio per primo. A parte che abbiamo 3 minuti per trovarvi, che è pochissimo. Però vi giuro che sono talmente arrabbiato che stavolta vi trovo. Quindi preparatevi. No. Non mi interessa. No. Uno di voi tre vicino? Oddio, ma sei salito sopra di me? Che succede? Ok, oh, lo so, è una brutta casino. Qua non c'è nessuno. Li ha trovati. Vai, Anna, uccidili. Scappa, uccidili. Espi. Sono dei fregotti. Cambia, approfitta ora. Non vedo dove sono. Vai via. Non lo so. Scappa. In cucina, ha detto. Sta forte, saprà il contrario. Accidenti. Lo so. Quintana? No, rimani dove eri, Espi. Rimani dove eri. Ok. Dove erano, fatto. Anna? Oh. Stavano qua sotto i cartoni. Bravi. Sopra quello giusto. Questa comunque è una cosa da mostrare ai nostri nipotini. Allora. Quella volta che sono diventato. No. Esatto. No, non li trovo. Non lo so. Aspetta, forse ho capito. Hai trovato qualcosa? Dal loro commento, quella volta che sono diventato, capa, mi è venuta. No, un'idea. Capa, no, voglio tirati. Vedere che mi voglio lasciare che mi vedano in questa situazione. Ciao! Dov'è? Era un water dentro il water. Espi, sei un water nella vita reale. Grazie. Ma come puoi fare una cosa del genere? Lo prendo come un complimento. Bene, funzionerà? Sì. Dici? Sì. Secondo me è un bel nascondiglio. Non lo so. Vi troveremo. No, non lo so. Non so neanche dove sia Anna. Quindi Anna è totalmente da un'altra parte. Anna, zitta. Non sappiamo neanche dove sia nascosta. Dici dove sei. Guarda come vanno subito in cucina. Vanno subito in cucina a controllare. Volete un panino? Ve lo cucino. Quando non volete. Vogliamo uno tuo sporco panino. Siete sicuri? È buono, eh. È buono. Controlla bene i tavolini, Espi. Bravo. Potremmo essere. ecco. Anche l'altro sta andando in cucina perché è confuso. Dice: sì, ma come fa a vedermi tutto il tempo? Ma non è che hanno sfruttato. Vuole rubare i soldi dalla cassa. Qualche vecchio nascondiglio nostro. No, mai. Non è un vostro nascondiglio. Ma come hai fatto? Cosa l'hai trovato? C'era una cucucola qui, Ma come? Ma dai. Dai. Come hai fatto? Non è che l'altro è quell'altra cucucola. Ma no, dai, eravamo tutti in posti diversi. 3 secondi per scappare. Bene. No, non sono io. Uno. Perché ci hai provato, Fere? Ho detto magari se ne fanno. No, vabbè, quella è la scondiglia di Anna. Ma è vero, c'è anche un pesce Anna. È vero, dove è finita? Sì, me l'ero un pesce fuor d'acqua mi piace. Con due Coca-Cola. È la perfetta descrizione. Spero che se riesci a dire tutto, lasciateci un like. Se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli ed iscrivervi per non perdere video in altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.